Oggi partiremo di nuovo e andremo a Volterra per l'ultima gara del campionato italiano rally. Dato che tutti pensano che io sia molto disordinato, per sfatare questo mito ho deciso di mostrarvi come io mi organizzo prima della partenza per un rally. Negli ultimi anni è aumentata molto la responsabilità che ho in campo gara nei rally. Di questo ne sono felice, però ovviamente porta del lavoro in più, soprattutto in fase di preparazione ad una gara. E c'è soprattutto da essere precisi, perché una volta che si parte per arrivare come oggi, per esempio, fino a Volterra, non si può tornare indietro a metà strada o quando siamo arrivati. Quindi ci vuole sicuramente una concentrazione e un metodo per avere sempre tutto quello che ci serve. All'inizio è stato un po' difficoltoso per me, perché sinceramente io faccio del caos la mia vita, però alle volte può essere controproducente in questi casi soprattutto. Quindi io, prima di partire ormai per ogni gara, mi preparo una checklist. Prima era molto più bella perché c'era solo una checklist dei rally. Da 14 giorni abbiamo anche una checklist per questi contenuti. Comunque è veramente semplice, perché io appunto adesso ho fatto su una lavagna per mostrarvelo, ma io lo faccio anche sul telefono, su un foglio. Prima di partire mi scrivo tutto quello, faccio mente locale, perdo quei 10 minuti a pensare di cosa avrò bisogno in base anche ai vari campionati. Ovviamente ogni campionato ha la sua attrezzatura, ha la sua mole di lavoro. Magari più avanti spiegheremo delle differenze tra i vari campionati che noi copriamo. Io quindi, semplicemente, prima di partire, controllo la lista, prendo l'attrezzatura, la posiziono, elimino ed elimino. È semplice, credo che tutti quanti facciano questo, però questo metodo mi ha salvato, perché tante volte mi è successo di dimenticare alcune cose, fortunatamente non fondamentali, e abbiamo sempre trovato una soluzione. Però prima di adottare questo metodo, di fare delle checklist prima di partire, avevo molta più ansia durante il viaggio, con il mio cervello che viaggia per il mondo mi diceva: ma avrei preso quello, ma avrei preso quell'altro. C'erano tutti questi dubbi che sinceramente, da quando ho adottato questo metodo, sono molti meno. Ovviamente la cosa più grande che vedete scritta su questa lavagna è la voglia di fare, perché in campo gara, come avete già visto negli altri video, comunque c'è tanto da fare, non ci si può mai tirare indietro. E poi, andando a creare anche questi contenuti giornalieri, c'è bisogno di ancora più voglia di fare. Per questo l'ho scritto grande così, per ricordarmelo, per darmi la carica giusta prima di partire. Il mio intento era di sfatare il mito del mio disordine. Voi non vedete, ma questo studio è, non vorrei essere volgare, ma un porcino, e la colpa è tutta mia. Quindi, prima della partenza, per riabilitare il mio nome, sistemerò tutto lo studio. Finalmente, come potete vedere, è quasi tutto ordinato. Diciamo che questa volta non mi si può dire nulla. Sono stato molto ordinato, sono stato molto bravo. Ho sistemato, pulito, spostato le scrivanie dove di solito registro. Qui la mia postazione montaggio adesso è quasi umana, anche perché l'attrezzatura, come vedete, adesso è tutta qua dietro di me. Qui dietro di me c'è tutto quanto, con la mia checklist che abbiamo visto prima. Adesso siamo pronti per partire, abbiamo 3 ore di macchina per arrivare a Volterra e noi ci vediamo dopo. Abbiamo scaricato tutto il materiale, c'era tutto quanto, quindi la mia tecnica funziona molto bene, sono sincero. Adesso ce l'andiamo a mangiare, raggiungiamo tutti gli altri che li sento ma non li vedo.
Eccoci qua, adesso andiamo con Carlo a chiudere il video, ragazzi. Siamo rovinati. Però siamo all'ultima gara del campionato italiano rally e del campionato terra anche. È vero, questo non l'avevo detto oggi. Quindi è l'ultima gara in cui noi ci vedremo anche. Ahimè sì, realisticamente sì, poi ci si vedrà. Sicuramente, perché abbiamo dei piani per gennaio che non voglio spoilerarvi, visto che dobbiamo fare questo anno intenso. Fortunatamente ho dei grandi amici e colleghi. E niente, adesso con questo vento non si sentirà una beata come al solito, perché non ho il gatto, ma noi provvediamo a gattarci. Eccolo qua, forse si sentirà un po' meglio. Quindi noi ci vediamo domani in Shakedown, non so se andrò con loro o li abbandonerò. Sì, no, perché, vieni con noi. Perché l'italiano è un po' più di montaggio di solito. Comunque ci vediamo domani.